questa prima parte, avevamo fortemente voluto questo incontro con l'autore che ci ha introdotti, ci ha portati in questo viaggio attraverso delle tematiche che noi possiamo soltanto immaginare o di cui abbiamo letto, visto in TV, guardato da qualche parte, ma che non potremo mai capire fino in fondo. Però non è questo quello di cui vogliamo parlare questa sera. Vogliamo parlare della figura dell'intellettuale, del poeta, dello scrittore e di ciascuno di noi, come possiamo attraverso la cultura fare un percorso verso una società diversa, una società che tutti auspichiamo, ma che poi è così difficile far nascere e quindi vivere. E quindi abbiamo invitato Hamid, che di questi temi ha fatto un po' la sua ragione di vita, una persona invitata ovunque, lavora con le scuole, pubblica dei saggi, dei libri, poesie, monologhi teatrali. Per capirne di più, quindi per capire chi è Hamid e cosa possiamo fare, come noi possiamo intervenire in questo processo, abbiamo invitato una persona ancora nel nostro territorio, forse anche un altro dei talenti nascosti del nostro territorio, la professoressa, non so come chiamarla, l'amica Enrichetta Cesarale. E vi chiamiamo a voi i microfoni e sgabelli per questa chiacchierata che farete tra voi per noi. Grazie. E leggendo il volo di Mohamed Hamid, io ho ripensato subito a una poesia che è cara a molti di noi, anche a me, da quando l'ho scoperta al liceo, che è l'Albatro di Baudelaire, e dove lui descrive questa condizione di esiliato sulla terra, cioè questo grande uccello marino che ha queste ali enormi, candide, quando viene catturato dalle ciurme per divertimento, diventa goffo, comico, perché non riesce a volare. E lui termina dicendo proprio che il poeta è come il principe delle nuvole che, abituato alla tempesta, ride dell'arciere. Esiliato sulla terra fra gli schermi, non riesce a camminare con le sue ali da gigante. E rivedendo il tuo libro, le tue poesie, ho sottolineato tanti verbi, termini, descrizioni che mi hanno ricordato questo esilio sulla terra, cioè questa esperienza dolorosa e sofferta di non poter volare e di non poter stare a proprio agio nella propria terra. Ne dico alcune, no, di queste tue descrizioni: burattino integrato, come recitato, malato di nostalgia, sradicato, apparentemente integrato, incastrato nel presente, retrocedere è impossibile, scrivi, fermarsi e cadere e proseguire e comunque morire, un continuo lasciare la terra e non tornare mai, come avete recitato. E poi più di tutto mi ha colpito il fatto che tu descrivi, posso dirla questa parola che non amo, l'immigrato, è orribile, però descrivi l'immigrato come un uomo che si giudica attraverso lo sguardo dell'altro. Io penso che nessuno di noi si potrebbe mai descrivere come il diverso o l'immigrato. Se io dovessi parlare di me, non potrei mai dirmi immigrata, no? E tu a un certo punto dici dallo sguardo dell'altro che mi vuole sempre in condizione di inferiorità. Una condizione che appartiene però, secondo me, questo ti voglio chiedere, no? Anche a chi non è clandestino, cioè anche chi è perfettamente integrato vive questa condizione di sentirsi mai a proprio agio, esiliato sulla terra come il poeta, e ancora di più il fatto che chi non è più clandestino è perfettamente integrato ma non è mai a casa sua. E allora, volendo andare al di là, perché crediamo nonostante tutto nelle parole, no? Anche se i poeti, i letterati sono un po' ai margini delle sfere di potere, che sono gli economisti, sono quelli che tra gli industriali, quelli che trattano le multinazionali, no? Quindi il poeta è un po' quello che legge l'anima e rimane un po' lì. Invece credo fortemente che se utilizziamo bene le parole, anche poi i nostri gesti di conseguenza sono validi, no? Possono cambiare la realtà. Allora, la mia domanda è questa, cioè
Il poeta è figliato di Baudelaire, è colui che cerca di capire il filo della propria anima, no? E allora questo esilio che tu descrivi di questo immigrato potrebbe essere la condizione umana che ci accomuna tutti, no? Anche chi vive nella propria terra e non è costretto a partire è esiliato, è immigrato. E ancora, il termine patria, avete cantato la patria, no? Il termine patria potrebbe essere contenitore e portatore di altri significati oltre quello di terra natia. Ma potrei cercare di risponderti così improvvisando con due chiavi di lettura. Una la definisco in chiave fenomenologica, l'altra in chiave socio-cultural-politico. Sono due aspetti di lettura diversi. Se vogliamo, poi apriamo un dibattito, una tavola rotonda. Allora, secondo me, non so, mentre venivo da Reggio Emilia ieri, ho letto alcune poesie di un grande mistico islamico, Rumi, che dice: non legare il tuo cuore a nessuna dimora. Basta, cioè non c'è bisogno di aggiungere una cosa. Non legare il tuo cuore a nessuna dimora. Perché se tu la leghi dopo il distacco, cioè la sofferenza dovuta al distacco sarà veramente forte. Lega il tuo cuore a lui, al Signore. È bellissima veramente. Non so se c'è bisogno di decodificarla, non c'è bisogno, non deludetemi. Allora, io penso che siamo tutti senza patria, perché poi questo essere viandanti, erranti, sempre in viaggio, lo iniziamo quando veniamo partoriti dalla mamma. Una volta partorito dal ventre della mamma, sei un viandante. Comincia la scuola materna, il nido, scuola e poi gli amici, meglio questi, meglio quello lì, e poi si va. Basta, non sappiamo più. Quindi siamo tutti viandanti. Questo è letta in chiave un po' semplicistica, ma in chiave, dicevo, fenomenologica. In chiave sociale, culturale, politico, è importantissimo il sentirsi inclusi, l'inclusione. Non so se avete sentito i discorsi che ha fatto Obama subito dopo che è stato nominato, rieletto Presidente degli Stati Uniti. Diceva che l'America non è più dei bianchi, non è solamente dei neri, ma è degli ispanici, cinesi. Molto realmente io penso, Hamid nel mio piccolo, penso che il prossimo presidente potrebbe essere un messicano oppure un cinese, non sappiamo, in America, perché l'America è una società multiculturale con tutti i suoi limiti, i suoi difetti. Se avete sentito, l'ultimo numero di Times è stata dedicata alla prima pagina a Balotelli. Lo sapete, no? Io non è che sono giusto, non mi intendo di sport, però è significativo questo. Perché Times ha deciso di mettere Balotelli? Perché, diceva il Times, ho letto l'articolo, perché l'Italia fa fatica ad accettare un italiano di pelle nera. Quindi qui la società si taglia da sola, si fa del male da sola, perché tutti siamo convinti di vivere in un momento storico della globalizzazione. Quindi non solo gli oggetti
girano. Io il microfono che sto usando non so se è stato fatto, se è stato fabbricato in Albania o in Thailandia, non so. Il cellulare lo so che è cinese, un po' coreano, un po' qui, eccetera. In un mondo globalizzato, in un mondo che è diventato un villaggio piccolo, dove non solo gli oggetti ma anche le persone si incontrano continuamente, il metissaggio, volenti nolenti, se c'è qualcuno di voi che non vuole, può lasciare la sala adesso, volenti nolenti, il futuro sarà questo. Io ho delle figlie gemelle, due, una si assomiglia ad Ambra, ho detto, che hanno 22 anni. Io non so, una si è sposata con un italiano, quell'italiano non, è cresciuto a Scandiano, la città di Prodi, però i suoi genitori sono di Catania. Cioè, la mamma che mi ha dato questi figli, suo padre mi ricordo che era calabrese, poveretto morto, la mamma era trentina, già. Quindi la società, volente o nolente, noi vogliamo o non vogliamo, saremo mescolati. Saremo mescolati, parleremo adesso, oggi che è il 10 di ottobre, di novembre 2012 alle ore 19, saremo circa più o meno, sta parlando un ragazzo, un uomo, Hamid Barone Abdonat, in italiano. Pensate anche a questo fatto che io vi sto parlando in italiano, sogno in italiano, scrivo in italiano, pensate anche a questo elemento, è importantissimo. E l'anno prossimo, molto probabilmente, saremo qui e ci sarà una ragazza coreana, cinese, non lo so di dove, sudafricana, che ci parlerà in un'altra lingua che poi chi non ha capito avrà bisogno di un traduttore dal cinese in gaetano, capite, no? Vuol dire che è rimasto indietro. Quindi secondo me il mondo è destinato, perché non so se avete letto prima, avete sentito, io non torno in Africa, sto realizzando anche un cortometraggio su quella poesia lì, ma tornare è il sogno di tutti. Non so, questo libro, no? Del 2006, Seppellite la mia pelle in Africa. Quando io ho scritto questo, io mi rendevo conto che era solo un sogno, perché io non saprò mai dove verrò seppellito. Però ovvio che dal punto di vista psicologico, sapere che hai un punto di riferimento, la mia patria, ti serve come un meccanismo di difesa, che non sei abbandonato. Nel momento in cui io mi sento non incluso, l'inclusione sociale, no? In, come si dice? In group, out group. Quelli che sono in group, quelli che sono out. Quando io mi sento incluso, come in questo momento, io non sento il bisogno di dire sono eritreo, sono qui, sono lì. Quando invece mi sento escluso, outsider proprio, allora in quel momento io dico, mi attacco a qualcosa, la mia Eritrea, la mia mamma, quella che mi allattava buttandomi le tette dietro, no? Poi con la rampa faceva quel gesto lì. E secondo me tutto dipende da come la società, parlo perché c'è anche l'assessore alla cultura qui, la società riesce a creare un sistema, diventa veramente un sistema, di inclusione, che include tutti, nessuno si sente fuori. Allora, io non ho bisogno. Grazie.